Eccoci di nuovo qua, stavolta ancora Roma extra Roma. Dice, ma che cambia con questa e la Roma? Questa e la Roma parla esclusivamente della S Roma. Roma extra Roma, come dice il titolo, parla un pizzico di Roma, un pizzico di attualità, un pizzico di calcio, di sociale, di quello che vuole il nostro ospite. Allora, di scena adesso, vi ricordo sempre la piattaforma che è Spreaker, Spreaker con la K si scrive sul motore di ricerca, Stapparadio Stefano Tini, Roberto De Angelo, doppia SRDA Radio 1 e tutta la famiglia collegata di Audio Radio dal Friuli Venezia Giulia alla Calabria, poi Niceto TV, Radio TV Niceto, Web Radio, vabbè, insomma, Web Radio TV Niceto di Giuseppe Ruggeri in San Pier Niceto di Messina, che è un bel paesino, credetemi. Un saluto a tutti i San Pier, non lo so, nicetesi, non so se si dice così, vi chiedo scusa se non si dice così, e un saluto a tutti coloro che si collegheranno dopo in differita. Direttore di redazione di Questa è la Roma, in Roma Extra Roma, Luigi Pasculli, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Roberto, un saluto a te e a tutti i nostri radio web ascoltatori. Allora, qui a Roma si scoppia di umidità, nel senso che dovrebbe venire una scarica di acqua, perché c'è un cielo che è a dir poco nero, incazzato, tanto per capirci al volo, e non so lì dove ti trovi te, che tempo fa, se invece c'è il sole, l'estate, si sta al mare belli, beati, abbronzati e via discorrendo. Qui in Puglia invece la temperatura è completamente differente, fa molto caldo, allo stesso tempo è un caldo molto secco, c'è un sole che splende, bello alto, anche se sono nell'entroterra e quindi non posso dire come si sta effettivamente al mare, ma onestamente credo che ci si stia molto bene. Veniamo insomma da alcuni giorni di piena estate, anche se in realtà per l'estate manca ancora una decina di giorni abbondanti. Eh beh, il 21 giugno, no? La data classica. Assolutamente. Oh, Pasculli, lei sa benissimo, non le do del lei perché mi sono scordato il tu, però diventa di circostanza darle del lei, caro direttore di redazione, perché la prima domanda, lei se la immagina qual è oggi, no? Assolutamente. Cioè, Pjanic alla Juventus, allora, diventando un attimo seri, caro Luigi, e freddi, guarda che è difficile rimanere freddi, perché le arrabbiature, ho capito, ho qui la direttrice che mi sta tenendo col il battipanni, peggio del fucile, perché il fucile non spara, il battipanni fa male. Allora, le nostre arrabbiature sono arrivate alle stelle come tifosi. Poi, rimanendo nell'ambito dei lavori, ma qualcosa che Pjanic andasse poi alla Juventus era già passata qualche tempo or sono, o forse non avevamo dato a questa infiltrazione la giusta e rilevante importanza. Che ne pensi? Ma allora, insomma, ascoltando le parole di Pjanic già durante le ultime settimane dello scorso campionato, si era chiaramente inteso che insomma non c'era proprio questa certezza al 100% che il calciatore rimanesse a Roma. Procediamo per gradi. Allora, Pjanic ha sicuramente trovato un accordo economico con la Juventus da 5 milioni di euro all'anno per 5 anni. Però, sì. Mica male. Anche se, insomma, va sottolineato che qui a Roma non guadagna abbastanza, sono sempre 4 milioni di euro con un contratto in scadenza nel giugno del 2018. La Juventus propone 5 anni a 5 milioni. Io credo che non sia tanto questo quanto il fatto che comunque sul giocatore ci sia non solamente la Juventus ma anche altre squadre come ad esempio il Bayern Monaco. So per certo che insomma nelle ultime ore c'è stato anche una possibilità di rilancio da parte dei tedeschi, e non è casuale il fatto che ieri i media abbiano fatto uscire la notizia insomma di un accordo tra la Juventus e Pjanic, proprio perché è un qualcosa voluto dalla Juventus stessa in modo tale da mettere pressione psicologica sulla Roma. Purtroppo la situazione di Pjanic è diversa da tutto il resto della rosa a disposizione, proprio perché sul calciatore bosniaco pende questa famosa clausola di rescissione di 38 milioni di euro, da cui sembra che insomma il 15-20% debba comunque andare all'entourage del calciatore. Quindi, Luigi, però scusami, allora parliamo di una cifra vicina. Luigi, la clausola non è solo per le squadre straniere? Sembrava così, ma in realtà dopo aver approfondito l'argomento pare che questa clausola valga anche per le squadre italiane. In realtà non tutto ancora è stato definito, ma l'infortunio pesante che ha colpito Rudiger qualche giorno fa, che lo costringerà lontano dai campi di gioco per almeno 5 mesi,
costringe la Roma e conseguentemente Sabatini a rivedere quella che era stata la famosa manovra a coda di gatto maculato, ovvero evitare di cedere i big, i migliori giocatori, quindi i Pjanic, i Nainggolan e i Manolas, a favore di operazioni sì importanti come poteva essere quella di Rudiger, ma meno, insomma, come dire, pesanti dal punto di vista dell'economia della rosa. E invece pare che comunque sia una cessione eccellente debba essere fatta. Questa cessione deve essere necessariamente effettuata entro il 30 di dicembre, perché ricordiamolo, c'è il termine della scadenza del bilancio che deve essere chiuso, e quindi da qui a due settimane probabilmente sapremo la verità. Chiaramente l'ambiente, sia sui social sia via web, anche parlando con altre persone, è molto, molto scettico e perplesso riguardo a questa manovra, perché ricordiamolo, Pjanic è l'unico calciatore rimasto all'interno della rosa comprato da Sabatini nel primo anno della gestione americana, ed è un calciatore che nell'ultimo anno ha avuto una crescita esponenziale, ha fatto tantissimi gol, si è reso protagonista in molte partite e anche molti assist, e quindi nell'economia del gioco della Roma è un calciatore difficilmente sostituibile. Poi, insomma, paragonato, Roberto, ad alcune cifre che stanno girando di calciatori acquistati, faccio un esempio: Xhaka dall'Arsenal per 40 milioni di euro, insomma, cedere Pjanic a poco più di 30 è una buona plusvalenza rispetto a quanto fu pagato, 11 milioni 5 anni fa. Ma non è anche così buono però come vendita. Sì, esattamente, non è una buona notizia dal punto di vista soprattutto tecnico per la rosa della Roma, che verrebbe impoverita e non poco dal punto di vista qualitativo. Sarà Paredes colui che sostituirà Pjanic, oppure dobbiamo aspettarci un acquisto da un'altra parte? No, assolutamente, cioè, Paredes è un buon giocatore, ma è un giocatore totalmente differente rispetto a Pjanic. È un calciatore che può giocare tranquillamente davanti alla difesa, ma non ha né l'esperienza né soprattutto la tecnica sopraffina di Pjanic. Può essere un buon rincalzo nella Roma del prossimo anno, perché ricordiamo sempre che Paredes viene fida una buona annata, ma giocata comunque in una piccola realtà come Empoli. È stato acquistato anche Gerson, che può essere sì un alter ego di Pjanic, ma ricordiamoci sempre che ha 18 anni e viene da una realtà completamente differente e da un calcio differente come quello brasiliano. La Roma sicuramente andrà nel momento in cui dovesse cedere Pjanic, io metto ancora il condizionale d'obbligo, perché insomma non abbiamo ancora certezza a riguardo, anche perché è arrivata una nota di smentita della Roma ieri sulla notizia di Pjanic. La Roma dovrà, stavo dicendo, tornare sul mercato e acquistare un calciatore di valore internazionale, anche perché insomma certo. La gestione Luigi, di Pjanic può necessariamente l'acquisto di un titolare che assieme a Strootman, a Nainggolan e a De Rossi, magari ad altri centrocampisti come possono essere Gerson e Paredes, vadano a completare un centrocampo di una squadra che deve puntare in alto. Luigi, ma la rabbia è più perché Pjanic potrebbe andare alla Juventus, o se eventualmente fosse ceduto, che ne so, al Chelsea, al Bayern Monaco, al Barcellona, ingoieremo il rospo in modo migliore? Probabilmente, Roberto, se dovesse il calciatore andare in una realtà estera, il tifoso della Roma la prenderebbe sicuramente meglio, ma non è tanto il discorso legato al fatto che il calciatore possa andare alla Juventus, quanto il fatto che il calciatore stesso accetti di buon grado di andare alla Juventus, quando sappiamo benissimo cosa voglia dire la rivalità tra la Roma e la Juventus da molti anni a questa parte. Chiaramente non possiamo pretendere che insomma i calciatori siano delle bandiere, soprattutto quando arrivano dall'estero, però insomma Pjanic sa benissimo e l'ha vissuto sulla sua pelle il 5 ottobre di due anni. Però ti posso dire che c'è anche l'eccezione che conferma la regola per quanto riguarda questi stranieri, e faccio l'esempio di Xavier Zanetti dell'Inter, è argentino, eppure è rimasto, addirittura sembrerebbe che con la nuova cordata cinese sia proprio lui il nuovo presidente. Assolutamente, ci sono anche, come dicevi tu, delle eccezioni che poi rimangono tali, ma che vanno ad ambientarsi molto bene all'interno della realtà dove vanno a giocare. Nella Roma stessa
Aldair a più riprese, trovandosi davanti a diverse offerte, le ha sempre rifiutate perché voleva chiudere la sua carriera nella Roma, perché la considerava una seconda casa. E io credo anche che un calciatore che si avvicini a Zanetti e Aldair possa essere Nainggolan, che comunque sia ha affermato a più riprese che a Roma si trova bene, che ha voglia di proseguire questa avventura in giallorosso e di vincere qualcosa qui a Roma. Ricordiamo che Nainggolan negli anni ha rifiutato più di una volta la Juventus e Allegri fece una corte serrata. E certo, non, dicevo prima, non possiamo pretendere che gli calciatori stranieri vengano ad essere delle bandiere nelle nostre squadre, però chiaramente insomma il fatto che Pjanic vada a guadagnare solamente 1 milione in più all'anno rispetto a quello che è il contratto attuale e vada comunque alla Juventus, è logico che faccia storcere il naso a persona. Rinforziamo la Juventus, no? Sì, naturalmente poi il divario comunque aumenterebbe notevolmente, considerando a meno che tu non hai una freccia nascosta nel tuo feretro, e poi la scoccherai con il tuo arco, per cui farai un acquisto sensazionale, e allora eccolo lì che il rimpianto per Pjanic piano piano svanirà. Sì, anche perché insomma Sabatini, la notizia di pochi giorni fa insieme al rinnovo del contratto di Totti, la notizia è che Sabatini comunque proseguirà il suo rapporto con la Roma per tutta la prossima stagione, quindi si sta buttando anima e corpo per costruire, speriamo finalmente, una Roma che possa portare a casa qualche trofeo. A questo punto, se tu dovessi fare un piccolo tesoretto per poi fare altri acquisti, più che Nainggolan cederesti Dzeko, che ancora ha mercato. Sì, ma ci sono anche altri giocatori in esubero all'interno della rosa. Penso a Dumbia, che sarà sicuramente difficile da piazzare, ma che può essere anche una buona pedina di scambio. Penso a Di Turbo, penso a Ljajic, penso allo stesso Sanabria, che ha fatto una buona stagione allo Sporting Gijón, penso a Sadik, che è un ragazzo della primavera che comunque è valido, penso anche allo stesso Paredes, che nel momento in cui dovesse arrivare un'offerta buona, si parlava del Liverpool sui circa 10 milioni, potrebbe essere tranquillamente sacrificato. Ricordiamo che Roberto, la Roma ha la necessità di riscattare El Shaarawy entro il 30 giugno per 13 milioni di euro, allo stesso tempo deve risolvere la questione riguardante Szczesny. Sì, anche perché chi è il titolare adesso, Szczesny o Alisson? È Alisson il titolare? In questo momento è Alisson, proprio perché Szczesny non è più un calciatore della Roma, perché veniva da un prestito secco dall'Arsenal. La Roma si sta muovendo per far sì che per un'altra stagione il portiere polacco possa rimanere nella capitale. Non c'è ancora certezza, si sta lavorando, l'intero ingaggio questa stagione dovrebbe essere comunque pagato dalla Roma, perché nella stagione appena passata l'ingaggio è stato diviso un terzo la Roma e due terzi l'Arsenal. Certo. Spalletti ha espresso chiaramente il desiderio di avere ancora a disposizione Szczesny, Alisson è comunque giovane, ha 23 anni, potrebbe comunque fare un anno di esperienza insomma e giocare magari nelle coppe. E poi sottolineavo come c'era l'esigenza di chiudere al più presto la questione Digne. Paris Saint Germain non si schioda dalla richiesta di 15-16 milioni di euro, la Roma è sui 10-11. Ma non ti sei assicurato già il terzino dell'Empoli? Sembra che la Roma abbia un'opzione forte su Mario Rui, però chiaramente tra Mario Rui e Digne parliamo di due profili completamente differenti. Sì, questo è fuori discussione. Van der Vielte, se così si dice, sembra un passo dalla Roma questo terzino olandese, che ha ben figurato sia nella nazionale che nella squadra di club. Quindi il terzino destro l'abbiamo risolto il caso. Sembra che comunque ci sia una differenza di offerta di mezzo milione all'anno, balla ancora questo mezzo milione. È un buon giocatore che però da due anni a questa parte nel Paris Saint Germain ha fatto fatica a trovare posto e spazio, quindi la Roma, c'è stato un incontro ieri a Roma a Trigoria fra l'entourage del calciatore, il calciatore e alcuni dirigenti della Roma, si voleva verificare soprattutto quanto il calciatore avesse voglia di riscatto e quanto insomma fosse ancora integro fisicamente, proprio perché viene da due anni in cui è stato leggermente tormentato dagli infortuni e allo stesso tempo ha giocato poche partite da titolare. Io penso che tra qualche giorno, quando ci risentiremo prima dello stop estivo, qualche cosa di più preciso e circostanziato sulla Roma potremo dire, no Luigi? Sì, assolutamente, anche perché ricollegandomi sempre a Van der Vielte, sembra che
avendo lo stesso procuratore dell'olandese, la Roma potrebbe anche riuscire ad acquistare Arek Milik, attaccante polacco dell'Ajax, un giocatore importante, un giocatore che sta crescendo molto, 22 anni, farà gli europei con la Polonia, gli europei che tra l'altro iniziano oggi. Sì. Quindi è un mercato in andirivieni, con Sabatini, insomma, direttore sportivo. In questi anni siamo stati abituati a vedere moltissimi movimenti di mercato sia in entrata che in uscita. Ho capito, però ragazzo mio, adesso faccio il bastion contrario: se ogni volta noi siamo abituati a vedere numerose entrate e numerose uscite, tu l'ossatura per la squadra dello scudetto, ma quando la costruisci? Il giorno del mai? Perché cioè, ti deve dire bene che giocatori nuovi che arrivano e vestiranno la maglia giallorossa si trovano al volo, l'intesa viene costruita in brevissimo tempo grazie alla bravura e alla maestria di Spalletti, allora lì sì che puoi marciare. Ma se tu devi ritrovare l'amalgama, devi riscoprire i giocatori, devi spiegare loro il modulo, le tecniche, gli accorgimenti, i consigli, i trucchi e via discorrendo, stai sempre a ripartire da zero quando la Juventus parte già da più 20. Il problema è proprio questo, ed è stato alla base dei dissidi che ci sono stati in passato fra la dirigenza della Roma e Sabatini stesso, perché Sabatini voleva comunque dare un po' più di continuità a questa squadra, mentre c'era comunque l'esigenza di fare molti movimenti di mercato proprio per sviluppare più plusvalenze possibili. Certo. In questa stagione però, Roberto, l'obiettivo sarebbe differente, comunque fare sì molti movimenti di mercato ma per operazioni minori e cercare di creare un cosiddetto tesoretto, a parte il discorso di Pjanic, per poi poter acquistare giocatori giovani emergenti che possano essere lanciati nella prossima stagione. Vabbè, speriamo che tutto vada per il verso giusto. Per il momento ci teniamo l'incazzatura di Pjanic alla Juventus, speriamo che alla fin fine se dovesse eventualmente andare proprio via, andasse fuori Italia e non se ne parla più. Veloci e secche come risposte, come veloci e secche saranno le domande. I cinesi sono arrivati e hanno preso l'Inter, tra un po' forse anche il Milan, nella fine per il calcio italiano, o è il momento di una nuova rinascita per assurdo? È il momento di una nuova era, Roberto. Purtroppo ormai i presidenti italiani fanno sempre più fatica a gestire le squadre. La Suning Group ha acquistato il 66% dell'Inter. Moratti è uscito definitivamente, insomma, dai quadri dell'Inter stessa. I cinesi sono delle nuove realtà che si stanno sviluppando e stanno emergendo sempre di più. Oh, però non ti sento entusiasta, perché cioè, è arrivato un imprenditore grandissimo che mette i suoi soldi, poi non li mette perché è interista, è tifoso dell'Inter o tifoso di un'altra squadra italiana, li mette perché avrà i suoi motivi economici di rientro e appunto fa un investimento grandissimo. Però se loro hanno la liquidità per cui coprono i debiti pregressi delle nostre squadre, ti rimettono in vita. Sì, ma sono assolutamente contento per il movimento calcio italiano in generale, ma allo stesso tempo sono un vecchio nostalgico del calcio andato, dei Moratti, dei Sensi, comunque dei presidenti tifosi che anche facendo grandissimi sacrifici poi sono riusciti ad ottenere delle gioie e delle soddisfazioni. Chiaramente però la Suning, come anche altri gruppi cinesi che probabilmente entreranno nel mercato italiano, inglese e francese, hanno chiaramente in mente di sviluppare nell'arco di un quinquennio al massimo, come dichiarato da loro, una rete di imprenditoria a livello calcistico talmente importante da riuscire ad acquisire sempre più squadre all'interno del movimento calcistico e italiano e straniero. Oh, da novembre il presidente dovrebbe essere, c'è una velina, potrebbe essere da metà novembre, quindi da quando sarà preso pure il pacchetto Toir, per capirci al volo, dovrebbe essere Xavier Zanetti il nuovo presidente dell'Inter. Quindi un riconoscimento anche alla sua carriera, e un Xavier Zanetti che con i cinesi diventerebbe ancora più forte e potente rispetto a oggi. Beh, assolutamente, torniamo al discorso di prima, Zanetti è stato un'icona. Come per noi Francesco Totti, Sì, assolutamente, uno dei personaggi più importanti nella storia dell'Inter degli ultimi 20 anni, e quindi è normale che insomma i cinesi vadano a puntare su un elemento forte di spicco conosciuto in tutto il mondo, soprattutto va sottolineato una persona, è un uomo pulito,
una persona di grande intelligenza, e quindi la reputo una mossa molto intelligente nel momento in cui, anzi probabilmente io l'avrei fatta anche prima, anche in questa gestione ancora di Toir, avrei optato per un Zanetti presidente. È vero. Allora, veniamo agli europei, siamo verso il rush finale. Allora, prima l'Italia. La speranza del nostro cuore, chiaramente, è italiana, ci mancherebbe altro. Ma la realtà ci dice che dopo tre partite potremmo andare a casa, oppure siamo troppo funerei noi altri? Ma io vado molto controcorrente. Io ho visto giocare quest'Italia, è tatticamente molto inquadrata, pragmatica. Abbiamo due valori aggiunti, che sono Conte e il blocco juventino in difesa. Sarà difficilissimo segnare all'Italia, purtroppo... ci sono venuti a mancare due elementi importantissimi come Marchisio e Berratti al centrocampo, altrimenti anche il centrocampo sarebbe stato un reparto importantissimo completato da Candreva, Florenzi, da De Rossi. Il tallone d'Achille di questa nazionale è logico che sia il reparto avanzato, purtroppo fra Immobile, Der, Zazza, Pellè ed Insigne abbiamo sì dei buoni, buonissimi, validi giocatori, ma per quella che è la tradizione calcistica italiana in attacco manca un po' di qualità, quindi è chiaro che magari dovremmo fare un po' di gioco all'italiana, ovvero cercare in primis di difendere il risultato e poi cercare tramite magari qualche giocata, qualche calcio piazzato il gol che ci faccia vincere le partite. Credo che, come tu sottolineavi il fatto delle tre partite a casa, io credo che l'Italia farà un buon percorso, sicuramente arriveremo tranquillamente verso i quarti di finale, perché col fatto che insomma passano anche le miglior terze non dovrebbe essere un problema passare il girone, e arrivando tra le prime due non dovrebbe essere un problema neanche passare l'ottavo di finale. E poi chiaramente la si va a giocare, nel senso che ci sono sicuramente, certo, a livello tecnico 3-4 squadre superiori all'Italia, Francia, Germania, Spagna e Belgio, e poi ci sono altre squadre, 2-3 squadre sul livello dell'Italia, posso ad esempio pensare al Portogallo, posso pensare all'Inghilterra, però ce la giocheremo perché siamo una squadra di tradizione, siamo arrivati in finale nel 2000, siamo arrivati in finale nel 2012, nel 2004 stavamo quasi per andare avanti, poi c'è stato il famoso biscottone fra Svezia e Danimarca. È vero. Luigi, con una risposta secca, sì. Secondo te, oggi come oggi, chi vincerà l'Europea? Mi serve il nome di una nazione soltanto. La Francia. La Francia perché è padrona di casa, ha forse il giocatore più importante dell'intero europeo in questo momento, che è Paul Pogba, ha comunque un attacco importante in Griezmann, Giroud, Martial. A centrocampo ci sono anche giocatori importanti come Matuidi, Kanté, ha avuto degli infortuni pesanti in difesa, Varane del Real Madrid, Mathieu, Sakho. Se tu mi chiedessi quale squadra ha la migliore rosa a disposizione, probabilmente ti risponderei il Belgio, perché è piena di grandissimi talenti, ma allo stesso tempo non ha esperienza a livello internazionale, e quindi penso che in una competizione così importante questo possa pesare, e poi, certo, la Francia è padrona di casa, quindi credo che se dovessi fare un nome direi Francia. Giriamo pagina, lasciamo l'europeo, entriamo a Roma. Ballottaggio, chiaramente in maniera molto sintetica e rapida, perché poi in un prossimo appuntamento ci soffermeremo molto di più. Il ballottaggio è tra Raggi e Giachetti. È difficile andare a votare per questo ballottaggio, secondo te? Perché forse né la Raggi né Giachetti rappresentano un po' la nostra idea di nuovo sindaco di Roma, o no? Ma per chi ha votato PD o Movimento 5 Stelle sarà molto più semplice. Per coloro i quali hanno visto questo scempio della destra che si è suicidata, diciamo, andando al voto e con Martini e con la Meloni, chiaramente sarà molto difficile riuscire ad esprimere una preferenza, insomma. Se si fanno due conti velocissimi, insomma, vabbè, la Raggi ha ottenuto il 35,25%, quindi era sicuramente al ballottaggio e già lo si sapeva. Però il testa a testa importante tra Giachetti e la Meloni si è concluso con un circa 2,8% di differenza. E quindi se al 21% della Meloni sommiamo il 9% preso da Marchini,
se la destra fosse andata al voto con un solo candidato forte, probabilmente a quest'ora parleremmo di altro, parleremmo di un ballottaggio. Certo, sì, vero. E la Raggi. Una cosa però risalta molto agli occhi guardando i dati, cioè che ti ha ottenuto sì il 24, mi sembra il 87%, ma a livello di voti sono 260.000 voti. Sì. Era coalizione, invece dobbiamo ricordarci che 3 anni fa, quando si andò al voto, il solo Marino ottenne 550.000 voti. Bravo, ecco, il solo Marino ottenne molti più voti. Quindi parliamo comunque di una sconfitta pesante in queste amministrative per il PD. L'intera coalizione che va ad ottenere poco meno di quello che solamente 3 anni fa ottenne Marino, il solo Marino, chiaramente ci fa capire che i romani non sono stati soddisfatti di quello che si è fatto nei 2 anni e spicci, insomma, della gestione della giunta Marino, e perché insomma probabilmente il candidato scelto dal PD non era un candidato così forte, perché Giachetti sì è un politico, ma non un personaggio molto mediatico e conosciuto a livello nazionale. È sempre stato uno dei più validi collaboratori della prima giunta Rutelli, poi ha orbitato sempre nell'ambito tra nazionale e comunale, perché si sussurrava da più parti che sarebbe divenuto piano piano il nuovo vice sindaco da affiancare al signor Marino in questi ultimi 2 anni e mezzo di gestione. Allora la domanda nasce spontanea: se poi vincesse Giachetti, Marino che l'abbiamo mandato a fare a casa? Cioè abbiamo perso solo del tempo, un anno di tempo dove neanche il commissario Tronca è riuscito a fare nulla di eccezionale per questa città che si chiama Roma. Esatto, era proprio il punto in cui volevo arrivare. Sarebbe un paradosso assoluto se vedessimo Giachetti vincere queste amministrative. Chiaramente però sarà molto difficile pensare a questo, perché lo scarto è molto importante, superiore al 10%. Molto dipenderà da cosa decideranno di fare gli elettori di destra in questo ballottaggio. Saranno l'ago della bilancia. Sì, il 10% di differenza chiaramente mi fa pensare che sarà molto molto difficile per Giachetti riuscire a sovvertire un pronostico quasi chiuso. Ecco, vediamo un po' come andrà e che cosa dovrebbe succedere. Vi ricordo che il ballottaggio si voterà il 19 giugno, incrociamo le dita e vedremo se sarà possibile sentirci intorno al 16-17 giugno, altrimenti ci sentiremo, caro Luigi, dopo il ballottaggio per commentare ancora con questa trasmissione Ponte, che non è più solo Questa è la Roma, ma ha allargato il suo giro d'opinione, no? Nel senso che parla di sport, di attualità, di calcio anche fuori dell'orbita giallorossa, vedere un po' quello che accadrà anche nella nostra realtà quotidiana e nella nostra realtà sportiva. Poi, se diamo dei valori in campo come rilevanza e importanza, caro Luigi, la Roma, guai a chi ce la tocca, quella è sacra e indissolubile, però anche la vita quotidiana riveste la sua importanza. Assolutamente, insomma, poi parliamo di un argomento che ci sta molto a cuore proprio perché riguarda la nostra città, che insomma da alcuni anni a questa parte è governata in modo abbastanza strambo. Poi Roberto, permettimi di sottolineare comunque che su queste elezioni adesso c'è del veleno, perché notizia di poche ore fa il fatto che insomma ci saranno dei ricorsi e dei controricorsi al TAR, proprio perché ci sono state delle anomalie nello spoglio, soprattutto pare all'interno del secondo municipio. Esatto, sì, perché la Maria Pia Bace, che abbiamo proprio intercettato all'inizio dal secondo municipio, ci ha detto: qui sta accadendo di tutto. Sì, assolutamente, sembra che siano addirittura 30 le sezioni in cui sono state registrate anomalie. Parlando con alcune persone, insomma, mi hanno detto che molti registri, molti verbali non erano stati completati, altri no, addirittura presentati stati, pure in bianco, si narra. Altri addirittura sono stati lasciati in bianco, quindi parliamo veramente di una situazione totalmente grottesca, e soprattutto le 21 sezioni presenti all'interno del secondo municipio rappresentano 18.000 elettori, che è una quota comunque importantissima se parliamo, certo,
di quello che può essere insomma il computo totale. Quindi non possiamo non sottolineare e mettere sotto la lente di ingrandimento questo dato, perché 18.000 elettori potrebbero meglio tranquillamente modificare quella che è il voto finale, perché sottolineiamolo, tra Giachetti e la Meloni c'era solamente un 3% di differenza, quindi 18.000 elettori potrebbero sulla carta anche sovvertire quello che è stato l'esito che abbiamo avuto la settimana scorsa. Certo, vedremo un po' come andrà a finire. Non ci volevano queste storie che non fanno bene né alla politica né tutto sommato fanno bene alle votazioni, perché quando tu designi un presidente di seggio e gli scrutatori, forse lo dovresti fare con molto più anticipo, mandarli a un corso di formazione in maniera tale che quando stanno al seggio sanno quello che devono fare e quello che non devono fare. Non vedere gente che mi dà risposte, io ero rappresentante di lista, mi sono sentito dire da diversi seggi 10 interpretazioni diverse sulla stessa situazione, cioè è stato votato Pinco Pallino, e Pinco Pallino esisteva, chiaramente il nome è di fantasia, questo l'ho preciso subito per dovere di redazione, ed è stato sbagliato il partito di appartenenza. Presidenti di seggio hanno detto che era nullo tutto, nel senso sia il partito che la preferenza soggettiva. Altri hanno invece detto no, il voto al partito non va, va però la preferenza, perché l'elettore o l'elettrice hanno espresso chiaramente Pinco Pallino, che è Tizio, solo che non è col partito blu, era col partito arancione. Cioè, quindi anche lì bisogna saperle interpretare le situazioni, non bisogna lasciare alla flessibilità o all'elasticità mentale del presidente di seggio degli scrutatori. C'è adesso una regola ben precisa, è quella, e da quella non si scappa, no Luigi? Sì, assolutamente, proprio lì volevo arrivare Roberto. In realtà viene fornito un libricino con tutte le istruzioni che nel 99% dei casi non viene mai aperto, ma sono proprio d'accordo con te sul fatto che nel momento in cui vengono scelti degli scrutatori, questi debbano fare dei piccoli corsi, anche solo di uno o due giorni, per sapere a cosa vanno incontro. Spesso parliamo di ragazzi magari di 18 e 20 anni che si trovano ad andare a fare gli scrutatori anche solo per guadagnare qualcosina, però purtroppo qui parliamo di una situazione delicata, perché poi si vanno comunque a delineare quelle che sono le situazioni di un intero paese o di un'intera città. Nel momento in cui si va a votare ad esempio per un referendum, ci posso anche stare che vengano messi questi ragazzi, perché è molto semplice scegliere fra un sì ed un no, ma quando si tratta di dover fare elezioni amministrative o comunque europee o comunque politiche in generale, è giusto che questi ragazzi, o anche persone più adulte, vengano formate ed informate su quello che stanno andando a fare, perché in quel momento sono dei pubblici ufficiali. Giusto, bravo. Nel momento in cui entrano all'interno di quelle aule, di scuole, insomma, e quindi hanno il diritto dovere di sapere a cosa vanno incontro. Assolutamente. Sì, e questo è vero. Speriamo che si risolva tutto per il verso giusto e staremo a vedere. L'ultima botta, abbiamo solo 60 secondi perché poi ci vanno a sfumare, caro Luigi. Allora, ieri sera il Pescara è tornato in Serie A. A quanto pare Cosmi, oltre allo sconforto, deve aver avuto un leggero piccolo malore. Ogni tanto la sportività trionfa, perché Oddo, a parte che si conoscevano molto bene con Cosmi, l'allenatore del Pescara, ex giocatore di Lazio e Milan, si è alzato, lo è andato a abbracciare e lo è andato a consolare. Oggi è su tutti i siti, le immagini, le foto le abbiamo messe anche noi sulla nostra pagina di Facebook, ma penso che oltre la vittoria del Pescara, che torna in A, la delusione del Trapani, ci deve essere anche questa immagine dei due allenatori che si abbracciano e Oddo che conforta l'amico sconfitto, no? Una delle più belle scene di sport dell'ultimo anno. Io ho assistito alla partita, è stata una partita intensissima. Cosmi stava facendo quasi un miracolo con il Trapani, perché quando lui è arrivato a stagione in corso navigava la squadra in acque bruttissime e rischiava la retrocessione. Ha giocato un calcio splendido, è arrivato al terzo posto, fino alla finale dei playoff, e poi ha qualcosa di più a livello qualitativo, e soprattutto ha questo mister Oddo che da non quando male, ha iniziato questa carriera di allenatore sta facendo molto molto bene,
e il Pescara comunque è una squadra a livello tecnico importante. Entrambe meritavano la Serie A, ma purtroppo sappiamo benissimo che in una finale di playoff solamente una squadra può ottenere la massima serie. Massima stima e rispetto per il lavoro di Cosmi, e soprattutto sono rimasto colpito in positivo dal gesto di Oddo che nei primi minuti ha deciso di andare incontro al suo amico e di consolarlo in un momento di grande delusione piuttosto che andare a festeggiare con la sua squadra, ben sapendo che poi avrebbe potuto farlo per il resto della serata. Certo, questo è un atto che deve rimanere impresso nelle nostre menti e nei nostri cuori, perché quando assistiamo magari a scene di violenza gratuita, quando ne vediamo una di queste, pubblicizziamola e enfatizziamola al massimo, secondo me. Ne vale veramente la pena. Assolutamente. Poi permettimi insomma di fare un plauso particolare a tre giocatori del Pescara che vengono dalla primavera della Roma, e parlo di Caprari, di Crescenzi e di Verre, che sono cresciuti molto e hanno ottenuto questa bella soddisfazione della promozione in Serie A. È vero, è molto è dovuto anche scusate la ripetizione dell'avverbio. Luigi Basculli, io ti ringrazio del tuo intervento, ti auguro buon fine settimana, tra il 17 e il 24 torneremo di nuovo con un altro appuntamento, poi se tu sei d'accordo ci sentiremo verso i primi di luglio, i primi 10 giorni, e io poi direi a questo punto di risentirci direttamente dopo Ferragosto, perché il 17 c'è la partita di qualificazione, se non vado errato, no? Assolutamente, entriamo subito in clima Champions campionato, perché il 16-17 c'è il preliminare di andata per la Roma, la domenica 20 il campionato, e poi martedì, mercoledì, quindi il 22-23 c'è la partita di ritorno di Champions, quindi se riusciamo a sentirci intorno a subito dopo Ferragosto possiamo fare sicuramente il punto, certo, e capire insomma come, in che acque navighiamo, e le possibilità della Roma di passare un turno di Champions fondamentale. Allora, perdo altri 40 secondi per dirti che abbiamo fatto il bilancio quest'anno di questa è la Roma, è stato un bilancio positivo, siamo riusciti ad incanalare la trasmissione senza toni enfatizzanti né positivi né negativi, certo quando vinceva la Roma eravamo un po' più, diciamo così, briosi, è chiaro, però sempre con ragionamento e la serenità che stiamo parlando di una squadra di calcio. Questo era il mio intento 3 anni fa, e soprattutto io devo ringraziare tutti quanti voi, cominciando da te per primo, passando a Federico De Angelis, che poi è andato ad altro incarico, altre situazioni nella vita, per cui adesso ha meno tempo ed è, non è che è sparito dalla circolazione, però ha altre situazioni nella vita, e Virgilio e tutti gli altri, che poi via via la famiglia è aumentata, insomma siamo riusciti a presentare qualcosa che secondo me è sereno. Poi puoi essere d'accordo con le nostre opinioni oppure no, i riscontri sono stati positivi, da quest'altro anno, cominciando dalla nuova stagione, avremo questa è la Roma, ma dentro ci saranno rubriche come Roma Extra Roma, Extra Time, Appunti e Contrappunti, dove ogni tanto magari un piccolo occhio verso l'attualità lo metteremo in orbita. A te i saluti conclusivi, Luigi. Beh Roberto, io faccio parte di questa grande famiglia da febbraio del 2013, dalla famosa partita Roma-Cagliari in cui insomma Zeman... E come no, me lo ricordo benissimo. Partiamo da lontano, non posso che essere insomma orgoglioso di quello che abbiamo fatto in questi 3 anni e mezzo, si è creato un prodotto veramente di qualità. Il ringraziamento particolare, oltre che al direttore Stefano Dini, va a te, un vero maestro insomma. Ma non sono maestro di nulla, no, sono soltanto un amico più anziano che ha nel suo DNA il trasmettere per radio. Assolutamente. E allora, visto che se non fai parte di certi circuiti o se non hai sponsor che ti tirano fuori migliaia di euro in modulazione di frequenza non ci vai, non contano più le tue qualità, contano i soldi che porti, allora cerchiamo di fare una piccola trasmissione nel nostro piccolo, con tutte le nostre imperfezioni, però una trasmissione di piccola alta qualità ci vuole, penso. Sì, chiaramente insomma l'importante per noi è fare una trasmissione di qualità, e credo che insomma i riscontri siano decisamente positivi, e questi 3 anni e mezzo lo hanno insomma dimostrato. E quindi l'auspicio e l'augurio è che per la prossima stagione insomma
si possa riuscire ad andare sempre sulla stessa lunghezza. Vero. Offrendo un prodotto di qualità come abbiamo sempre fatto, parlando di Roma e tutto quello che circonda la città di Roma a 360 gradi e cercando di essere i più obiettivi possibili, non creare illusioni ma allo stesso tempo dare notizie e informazioni a tempo. Insomma. Giustamente. Buon fine settimana, un saluto alla tua gentilissima signora e noi ci risentiamo prossimamente. Grazie mille Roberto, un saluto a te e a tutti i nostri radioascoltatori e buon fine settimana. Grazie anche a te, ciao Luigi, ciao ciao. Allora, ringraziamento al direttore di redazione di Questa Roma, Luigi Basculli, abbiamo affrontato argomenti a 360 gradi, era necessario e doveroso, noi ci fermiamo un attimo, tra un po' il prossimo collegamento, grazie.